Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter. E oggi ragazzi non sono qui per fare un glitch né un video divertente di FIFA. Come molti insomma mi state dicendo che i video di FIFA sono divertenti. Ma oggi sono qui per chiedervi scusa per la lobby moddata che c'è stata. E non è che non c'è stata, c'è stata la lobby moddata. E il video della lobby moddata non era una truffa di like, una truffa di commenti come molti hanno pensato di dire e di scrivere nei commenti. Ma è stata semplicemente una lobby moddata. La lobby moddata il 16 novembre si è fatta, però siccome ho potuto invitare solamente una ventina di persone, pure un po' di meno, l'ho voluta rifare il 17 novembre. Questa volta però non facendo un video, l'ho scritto solamente su Facebook e ci sono stati 130 partecipanti circa, 140. Ragazzi, la prima lobby moddata vi dico che è stata un flop, perché su 600 persone ho potuto invitare solamente una ventina di persone, come ho detto prima. Quindi ho fatto rimanere circa 580 persone attaccate allo schermo ad aspettare il mio invito. E questo me ne pento davvero tanto. E vi chiedo umilmente scusa, che proprio non volevo fare nulla del genere. Volevo semplicemente fare una lobby moddata e magari chi poteva entrare e chi non poteva entrare non poteva entrare. Ma io non mi aspettavo 600 persone che partecipavano. Io mi aspettavo 150, ma proprio 200 massimo. E quindi di lì avere tutta una volta 600 persone che partecipano è stato un casino. Quindi io vi chiedo umilmente scusa, ma non è stata, diciamo, né colpa mia né colpa del modder. È stato solamente il tempo che ci metteva il mod menu a dare i soldi. Quindi ragazzi, dopo che avevo fatto la prima lobby moddata, ne ho creata un'altra. Quindi raga, la seconda lobby moddata l'ho scritto su Facebook su come partecipare eccetera eccetera, e ci sono stati 140 partecipanti come ho detto prima. Però questa volta ho fatto a estrazione, ovvero ho dato i risultati di chi poteva partecipare e di chi no. Nel senso che sono andato su un sito adatto e ho estratto i 32 partecipanti, perché avevo scelto 32 persone. E ragazzi, la lobby moddata durava 3 ore questa volta, che l'ho fatta ieri 17 novembre, e durava 3 ore. E ragazzi, in 3 ore vi assicuro che non siamo riusciti a moddare le persone. Infatti la lobby moddata l'abbiamo fatta fino alle 10 e mezza di sera. Quindi ragazzi, io sono stato 8 ore attaccato allo schermo, contando le ore sia dalle 2 fino alle 10. Quindi sì, 8 ore. Ragazzi, mi potete anche dare del c***o, potete anche dare del c***o. Capisco la vostra rabbia di avervi fatto rimanere 2 ore attaccato allo schermo, ma io per voi sono rimasto 8 ore attaccato allo schermo. E infatti non avevo fatto neanche i compiti per il giorno dopo, per scuola, insomma. Vabbè, ma questo è un altro fatto. Quindi ragazzi, io vi chiedo umilmente scusa, ma dovete cercare di mettervi nei miei panni, ovvero invitare 600 persone in solo 2 ore. Mi spiegate come c***o è possibile? Non era un sfogo time, non era niente, era solo un video dove uno, mostravo come sottofondo del video che la lobby moddata l'ho fatta, e due, dicevo i miei, cioè facevo capire alla gente perché non ho invitato 600 persone. Quindi raga, come ho detto prima, io vi invito a lasciare un bel like al video, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi per altri contenuti di GTA 5. E ciao ciao.